sindaco, sotto i colpi le dita, Bentaud scricchiola il Movimento 5 Stelle. Sì, quando vai poi al nodo del governo ti rendi conto della differenza tra chi sa coniugare rivoluzione, rottura del sistema e affidabilità di governo, chi invece fa solo il rivoluzionario durante le campagne elettorali o solo a parole o solo con i like e i mi piace. Questo è un passaggio importante, la rivoluzione la si fa anche col diritto se uno vuole governare cambiando, quindi il cambiamento non si misura dalle parole ma dai fatti, e quando in politica si tradisce il popolo non perdona, soprattutto quando tradisci su battaglie così che hanno a che fare con la pelle della gente, come il gasdotto in Puglia, il terzo valico tra la Liguria e il Piemonte, la TAV, l'ILVA, dove in campagna elettorale si diceva mai più conflitto tra diritto al lavoro e diritto alla salute, invece c'è una continuità tra Calenda e quello che sta accadendo adesso. Quindi, ecco, anche in questo Napoli ha mostrato che col governo del territorio non abbiamo tradito. Pensate solo all'acqua pubblica, di cui tanti si riempiono la bocca, e Napoli è l'unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua, che battaglia sui beni comuni, che non ha privatizzato i servizi di rilevanza costituzionale. Lo facciamo senza soldi, con il debito ingiusto che pesa sulla nostra carne, avendo l'ostilità molto spesso dei governi nazionali e regionali, un'attività di resilienza, di resistenza, ma in questo momento anche di contrattacco, perché l'esperienza napoletana sta diventando anche contagiosa. Me ne sono accorto a Rimini quando sono stato con i miei colleghi sindaci di tutta Italia. Napoli non è una roccaforte isolata, può diventare un laboratorio diffusivo e di contagio democratico. Sì, mi sentate più di una volta aperto in qualche modo al Movimento 5 Stelle, ad un confronto con una parte in particolare. Alla luce di tutte queste contraddizioni di cui stiamo parlando, lo ritiene ancora un possibile alleato, un interlocutore affidabile? Forse addirittura più necessario di prima, perché io penso al disagio dei tantissimi militanti del Movimento 5 Stelle, che sono convinto che continuano ad essere notab e notab, come possiamo vedere anche dal voto nel Consiglio Comunale di Torino, ma anche dalle interlocuzioni che ho io con non solo militanti, elettori, elettrici, ma anche esponenti importanti del Movimento 5 Stelle. Per quanto ci riguarda, il dialogo non solo è il sale della democrazia, ma noi siamo interessati al dialogo con chi ha votato per cambiare, per la rottura del sistema, e che invece si sta ritrovando a braccetto con Salvini. Io non penso proprio che questa era l'intenzione di tantissime elettrici ed elettori del Movimento 5 Stelle, ma credo anche di parlamentari. Quindi il momento è sicuramente un momento complicato, ma dove si può anche tracciare una strada per costruire un'alternativa. L'apertura all'ala sinistra del Movimento. Ma non so se c'è un'ala sinistra, l'apertura a un fronte democratico popolare che si riconosce nei valori della Costituzione Repubblicana, e noi in questo siamo senza recinti, non siamo un'esperienza di confine, non è, da Napoli non è che c'è un centro-sinistra o c'è una sinistra radicale, c'è un'esperienza molto popolare, molto democratica, molto ancorata ai valori fondanti della Costituzione, che mette insieme, come ho detto prima, cambiamento e rottura del sistema affaristico e mafioso del nostro paese. Se all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono persone che si ritrovano in questi valori, io non riesco a capire perché non si possa fare non solo un percorso di dialogo, ma chi lo sa, oggi o domani, un percorso anche insieme. Se invece hanno deciso per sempre di abbracciarsi con un'alleanza contratto con Salvini, buona fortuna, noi saremo sicuramente da un'altra parte, questo è chiaro. Quindi fa bene una parte del Movimento, una piccola parte, ad opporsi al decreto sicurezza? Ma secondo me tutti gli autentici democratici si devono opporre alla conversione in legge del decreto legge sulla sicurezza, non è solo un tema dei 5 Stelle. Se mettono la fiducia verrà fuori una bella contraddizione, vuol dire che al loro interno non sono sicuri di avere la maggioranza. Quel decreto è un attacco alle libertà civili, quindi tutti i democratici si devono ribellare portando ubbidienza alla Costituzione Repubblicana.